L'universo tranne noi, Max Pezzali, Max 20 per celebrare questi anni di carriera. Max Pezzali è qui su GRP, benvenuto intanto. No, grazie a voi per l'ospitalità e insomma buongiorno a tutti. Allora, ti abbiamo già accolto con un frutto, così un come frutto, dice l'edicola Fiore. Sì, esatto, l'edicola Fiore, esatto, parlavamo del dietologo. E noi ti abbiamo in qualche modo assecondata subito. Perfetto. Allora, 20 anni di carriera, ci sono questi 19 brani, 5 inediti, 14 duetti, l'universo tranne noi. Mi pare di capire, vedendo il videoclip, che non soffri di vertigini. Soffro tantissimo di vertigini, infatti per me è stata la giornata peggiore della mia vita da anni, proprio non pensavo di... pensavo di non farcela a un certo punto. Perché sopra l'arena praticamente... Sopra l'arena sì che sembra poco, perché comunque è chiaro che il dislivello rispetto alla, insomma, quando dà sulla piazza, insomma, su Piazza Bra, è minore rispetto a quello che tu vedi all'interno, no? Perché comunque lì è scavata, diciamo. Certo. Così. Però il problema è che saranno sempre comunque un 20 e qualcosa metri. Sì, poi ci devi mettere la tua altezza, un po' come quando ti tuffi, no? Che esatto. Fai tu dal trampolino che dice niente. No, il problema è che chi soffre di vertigini sa che non è questione solo di provare paura, ma che cominciano a tremarti le gambe sul serio, cioè, quindi alla fine cadi. Ossia, sei talmente convinto di poter cadere che probabilmente cadrai, perché le gambe cominciano fanno gigio. E sì, e poi anche il senso dell'equilibrio viene meno, quindi però sei riuscito. Io veramente ho avuto paura per te, perché invece io patisco sì, le altezze, quindi io ho stramaledetto chiunque per la situazione lì, ho tirato giù contro chiunque dei presenti, e vabbè, però ne sono uscito vivo, insomma, non so come, ma ne sono ed uscito è un vivo. Bel video tutto girato alla bello. Poi comunque l'idea era quella della città dell'amore, no? La cosa Verona, città degli innamorati, Romeo e Giulietta, certo. Ora che questo sale di sopra un altro monumento, insomma, era un'idea così, insomma. Uno dei 5 inediti di Max 20, questa raccolta che insomma tu vuoi regalare, cioè ci regali nuovamente, però in chiave nuova, tutta nuova, con tantissimi duetti. Sì, esatto, c'è la celebrazione dei 20 anni con i pezzi, alcuni dei pezzi più significativi appunto di questi 20 anni, però con in più, diciamo, la partecipazione amichevole, no, di tanti amici colleghi che hanno voluto far parte di tutto questo. E se ne frega se... Ah no, questa era mia. Ecco il saluto, come accade in quasi tutte le canzoni, sì, di chi duetta con te. Sì, sì, è divertente proprio perché appunto il tono è questo, il tono è quello scanzonato, tra virgolette, parlando di canzoni, scanzonato e divertente di chi partecipa come amico, no, a un progetto così di celebrazione di questi 20-21 anni, ecco. Quindi beh, è divertente che chiuda così, e che è divertente che facciano vedere l'aspetto, chi ha partecipato faccia vedere l'aspetto appunto ludico anche un po' del gioco, no? Perché certo, poi quello è. Senti, ascoltando l'album mi sono resa conto che ogni persona che cantava con te era azzeccatissima con il tuo brano. C'è stato un caso soltanto dove insomma qualcuno ti ha chiesto sì, però a me piacerebbe cantare quella canzone tua? Ma no, è stato abbastanza tutto naturale, no? Nel senso che in alcuni casi le canzoni erano proprio, o perché magari le avevamo già cantate insieme, nel caso di Claudio Baglioni, no? Come mai l'avevamo cantata, certo, già assieme, nel caso di Davide Van de Sfroos l'avevamo già cantata assieme, nel caso di Fiorello. E poi devo dire in generale tutte le canzoni che abbiamo proposto comunque gli artisti hanno detto sì va bene, è questa qui, no? Cioè, perché poi c'è stato proprio un lavoro di capire in base alle caratteristiche vocali, in base a quello che insomma. Sono stato molto contento proprio anche per quello, perché abbiamo azzeccato gli accoppiamenti. Ecco, Lorenzo, ho letto quello che ha scritto insomma, sì, su di te, sul fatto sugli 883, un esempio di una cosa che nessun talent show avrebbe mai preso e nessuna casa discografica, certo, avrebbe mai messo sotto contratto. Invece è stato grazie a lui se tutto questo è stato possibile, lo dici tu stesso. Assolutamente grazie a lui, perché lui diede, insomma, ci diede fiducia in un momento in cui ci fece ascoltare a Claudio Cecchetto, ci diede la possibilità di esprimerci e di misurarci in un momento in cui era veramente difficile. Sai, poi si dice una volta era più facile, una volta era più facile di oggi. Non è mai stato facile, no? Ma la mia percezione in questo mondo, nel mondo della musica, è che
ce n'era sempre una che creava qualche problema, avevi sempre un problema, o c'erano, andava di moda un genere che non era il tuo e quindi la gente, insomma anche gli editori eccetera, le case discografiche, certo, non ti consideravano, o c'era qualcos'altro, o non eri abbastanza bello, non eri abbastanza alto, non eri abbastanza basso, non eri abbastanza di qua di là. Alla fine poi quello che ti giudica è il pubblico, se loro, cioè se riesci a fare delle canzoni che in qualche modo entrano nella vita del pubblico, poi dopo 20 anni sei ancora qui, se no diventa un casino. E tu sei riuscito a riunire generazioni intere. La canzone delle canzoni, lasciamelo dire, il momento più toccante in ogni tuo concerto. Sì, tra le mie è sicuramente una delle canzoni più... Esatto, come dicevi tu, toccante e che crea così emozione durante il live, quindi insomma le devo molto a sta canzone. Da cantare in motorino sempre in due, ma io so che tu ripensi alle tue canzoni anche mentre vai in moto, è vero? Sì, no, a volte, esatto, per me la moto è un momento di grande utilità per staccare la spina quando sono nella fase in cui magari bisogna fare le canzoni, bisogna scrivere, no? Si prepara il disco nuovo, qualche pezzo nuovo. E a volte mi rendo conto che quando stai troppo sulla stessa cosa, specialmente con cose tra virgolette tecniche, no? Che stai tutto il giorno col computer, con la tastiera, dici allora, stai facendo, rischi di incartarti da solo, rischi di essere lì, di guardare solo il centimetro quadrato che hai lì. Allora, andare in moto permette di lavare i pensieri, perché comunque devi stare più attento in moto, non è come la macchina che si lascia un po' guidare da sola. La moto, se non sai quello che stai facendo, se non imposti la curva giusta, non la fai, certo. Cioè, nel senso la fai male, quindi, sì. Devi, e questo ti aiuta a staccare la spina, e per questo la moto per me è fondamentale per scrivere testi. E allora continua ad andare in moto, continua anche perché ottobre, sì, partirà la tournée, giusto? Ottobre dovrebbe partire la tournée, stiamo lavorando su questo, fare tutte le grandi città, insomma nei palazzetti, poi vedere un po'. Già smentito i rumor rispetto a quel tuo tweet? No, perché c'era un tweet che diciamolo, diceva, in realtà da una mia intervista si era preso una cosa che in realtà era un discorso più ampio, cioè secondo me, premesso che non mi ritiro, però uno deve pensare che questo lavoro non è per sempre, non è che puoi andare, cioè non è come un posto statale di quelli immutabili che ci arrivi fino alla pensione. Questo è un lavoro in cui devi fare tutto quello che ti senti di fare finché da un lato credi di avere qualcosa da dire e dall'altro c'è un pubblico che è interessato a sentirlo. Uno non può escludere a priori, dice lo farai per tutta la vita, non lo so, io ho ancora un album di inediti da fare e quello lo farò di sicuro. Poi uno deve valutare in base a quelle che sono le sue sensazioni, certo, e il suo rapporto con il pubblico. Questi 20 anni rifarei più o meno tutto. Una delle cose più importanti secondo me è stato, un momento topico è stato il concerto di Piazza del Duomo a Milano nel 98 con 100.000 persone, e questa è una cosa che ricorderò sempre con grande gioia. Cose che non rifarei, probabilmente ce ne sarebbero alcune, però essenzialmente poteva andare anche molto peggio, nel senso, ecco, probabilmente dico una stupidaggine, forse il film Johnny Blue lo rifarei in una maniera diversa o comunque con delle caratteristiche diverse. Eravamo partiti in un modo, poi per motivi di budget ci siamo dovuti fermare e andare da un'altra parte, per cui però ha fatto storia anche quello, il suo altro che lui. Max Pezzali, è stato un onore averti qui, io i complimenti li faccio sempre dopo, nel senso che è stato, grazie, per me un onore e un'emozione intervistare la colonna sonora di una poco più adolescente e allora lo ero, ma insomma ho visto già, insomma, nel bagno di folla, ma lo rivedrete anche in via Monte di Pietà 2 in Mondadori quest'oggi alle 17.30, che è la persona che riesce a unire e far cantare intere generazioni. Grazie Max grazie Pezzali. Grazie infinite a te, grazie a tutti.